frase del giorno. Ci sono mattine che ti prendono per i fianchi e ti sparano all'estremità dell'orizzonte, e ogni gesto è stupore. Il monocolore della nebbia la mattina presto. Buon dia. Buongiorno a tutti dal cammino portoghese centrale di Santiago. La tappa di oggi si concluderà a Ponte di Lima, saranno circa 35-36 km. Finalmente un sentiero non asfaltato. Guardate che bel ponte romano. Questi sono i dislivelli per Ponte di Lima. Mancano 18 km. Una volta arrivato poi a Ponte di Lima, lo supererò di circa 1-2 km per raggiungere un ostello che ho individuato, e un 60 posti dove non si può prenotare. Facciamo passare un attimo le biciclette. In cammino. Devo constatare che questo cammino è sempre più saturo e tutti i giorni è una corsa per accalappiarsi il posto negli alberghi. Questa cosa non mi piace più. Lungo il cammino sto trovando un sacco di belle fontane. Buono.
Questa da Barcelos a Ponte de Lima è e sarà sicuramente la tappa più lunga di tutto il cammino portoghese centrale, con i suoi 36 chilometri abbondanti. Poco fa ho incontrato un ragazzo che ho conosciuto un paio di giorni fa, che purtroppo era alle prese con delle vesciche. Non dovrebbe essere molto grave, si stava curando. Lo spero bene per lui. Ci sono vari metodi per cercare di evitare questo problema, anche se nessuno è proprio infallibile. Uno di questi è molto semplice, e cioè quello di fermarsi ogni paio d'ore, togliere le scarpe, possibilmente anche le calze, per 5-10 minuti, anche un quarto d'ora, in modo da far asciugare il piede. Io l'ho provato, lo faccio spesso e secondo me funziona. È un consiglio che mi ha dato un signore che ha fatto tantissimi cammini. Piccolo. Ciao. Quella casetta nascosta nel boschetto che ho appena superato si chiama Casa Fernanda, è un luogo veramente molto particolare dove mi sarei fermato molto volentieri, ma purtroppo oggi la mia tappa è Ponte de Lima. La tappa di oggi è molto interessante rispetto alle due tappe precedenti, non c'è paragone. Mi sta piacendo. C'è qualche festa di paese. Volevo riprendere il Ponte de Lima in maniera migliore, ma è praticamente coperto da tutti questi tendoni. Vediamo se da qua si riesce a vedere qualcosa. È un ponte lunghissimo, spettacolare. È un casino oggi.
qui. Frank, un saluto. Ed eccomi qui, stanco e felice davanti all'albergo di Ponte de Lima. La lunga fila di zaini poggiata a terra che vedete non è altro che il metodo semplice ed efficace che utilizzano i pellegrini come segnaposto. Ora non resta che aspettare una mezz'oretta e una volta dentro, dritto sotto la doccia. Oggi posso dire che finalmente sono riuscito a trovare un po' di quella classica atmosfera da cammino di Santiago che tanto mi era mancata nei 2 giorni precedenti.